Oggi andiamo a vedere tre cose bizzarre di DC che sicuramente non sapevate. È da tanto che non portavo un video su DC e la terza bizzarria vi farà scoppiare il cervello, come l'ho fatto scoppiare a me stesso. E la prima stranezza che vi porto oggi la possiamo osservare con il classico dei classici, il programma Hello World. Poche righe di codice. Cosa di strano il nostro Hello World? Ha di strano che non c'è alcuna printf. La printf in questo codice è come il fidanzato di Pamela Prati, Marco Caltagirone. Non esiste. O comunque non esiste in questo caso particolare. Ora, io cosa voglio dire che la printf non esiste? Andiamo a vedere l'assembly di questo programma. Come potete ben vedere da queste poche righe di codice, non c'è alcuna chiamata printf, ma GCC compila il codice per effettuare una chiamata alla funzione puts. E come mai? Beh, perché puts è una funzione più efficiente. GCC fa questa ottimizzazione, anche se disattivo qualsiasi livello di ottimizzazione, mentre CLang effettua questa ottimizzazione cambiando printf con puts, mettendo meno 1. Quindi perché viene fatta questa cosa? Qual è la scelta che fa il compilatore per decidere di mettere una puts invece di una chiamata a una printf? Andiamo a vedere quali sono i parametri della funzione puts e anche cosa restituisce, perché questa cosa è importante. Come riporta la documentazione, puts prende una stringa e restituisce un intero. Nel caso di successo restituisce un valore non negativo, tipo 1. Nel caso di errore restituisce EOF, che vuol dire end of file. Printf invece prende come parametro sempre una stringa, ma può accettare un numero variabile di parametri a seconda di cosa vogliamo stampare sullo schermo. E la funzione printf decide quanti parametri andare a vedere in base a come formattiamo la stringa. Questo perché la F di printf appunto significa formattazione. Come sappiamo, possiamo formattare la stringa che diamo a printf se vogliamo mostrare degli interi, dei double, dei float, insomma quello che ci pare. Quindi crea una stringa a partire dal parametro stringa, quindi dal tipo di formattazione che gli passiamo e ovviamente dei parametri che passiamo. E cosa restituisce? Restituisce solamente il numero di caratteri che effettivamente vengono stampati a schermo. Quindi, se noi usiamo la printf per stampare a schermo qualcosa senza formattare nulla, e tra l'altro non prendiamo neanche il parametro di ritorno, il compilatore ci dice: sai che c'è? Visto che stai utilizzando la printf alla stregua della funzione puts, io ti metto quella che tanto ha lo stesso effetto. Ovviamente, e questo lo potete verificare voi stessi, basta aggiungere una formattazione banale tipo percentuale D e un parametro intero da stampare ovviamente a schermo per vedere che il compilato cambia. Oppure basta prendere e anche utilizzare il valore di ritorno della printf per vedere che magicamente la printf ritorna. Oppure li facciamo entrambi. Perfetto! Detto ciò, adesso andiamo alla seconda bizzarria di DC che non sapevate, ma lo facciamo dopo la sigla. Benvenuti e ben ritrovati pinguini in questo nuovo video di Code Academy. Io sono Valerio e oggi parlo di tre cose molto bizzarre che probabilmente non sapevi di sì. Prima di continuare, spolliciate questo video, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, o magari pensate di averlo fatto ma in realtà non l'avete fatto, può capitare. E inoltre, se volete supportare il mio lavoro, potete anche offrirmi un caffè virtuale su Ko-fi. Il link, come al solito, lo trovate qui sotto in descrizione. Adesso proseguiamo con la seconda cosa succulenta di DC. Analizziamo questo codice. Ho uno switch con due casi, un caso 0 e un caso 1. Il caso 1 si trova all'interno di un blocco if. Blocco if che nessuno dovrebbe mai entrare, visto che ho messo un bel if 0, quindi questo controllo viene sempre valutato a falso.
quello che accade quando questo controllo viene valutato a falso, cioè sempre, stampa word. In teoria questo codice non dovrebbe mai stampare hello. Qua ho messo questa riga di codice per convertire in intero il primo parametro passato da riga di comando. Ho fatto questa cosa in modo tale da evitare di utilizzare un valore costante, perché come abbiamo visto ci potrebbero essere delle ottimizzazioni del compilatore che magari non mi fanno dimostrare effettivamente quello che vi voglio mostrare. Passo da riga di comando 1, cioè K in questo caso diventa 1, vediamo che stampa hello, perché nonostante che il caso 1 si trova all'interno di un blocco if else, non importa, in sì possiamo mettere i casi dello switch un po' dove ci pare, fin tanto che sono dentro uno switch. E questo lo possiamo fare perché tutti i casi dello switch case sono implementati come le etichette di un goto, che possono andare sempre all'interno di una stessa funzione un po' ovunque. E adesso arriviamo alla terza stranezza di sì, che anche io ho fatto molta fatica a comprenderla. Come vi dicevo in apertura, vi farà scoppiare il cervello. Questa macro restituisce 1 se il parametro che abbiamo passato è una costante, oppure 0 se gli abbiamo passato una variabile. Intanto andiamo a capire cosa fa, per andare a capire poi successivamente come lo fa. La macro ICEP, ICE sta per Integer Constant Expression, prende x come argomento. Se questo argomento è una costante, come in questo caso, vedete che qua stampa 1, cioè restituisce vero. Mentre se abbiamo una variabile, perché qua stiamo utilizzando questa variabile, restituisce 0. Quindi tutta questa macro qua serve per testare se x è una costante o una variabile. Ora, quello che vediamo qua all'interno di questa parentesi grande è che c'è un test di uguaglianza. Quindi se questo test di uguaglianza è vero, in qualche modo il compilatore capisce che l'argomento è una costante. Altrimenti questo controllo fallisce restituendo falso e quindi in qualche modo il compilatore capisce che l'argomento è una variabile. Nel lato sinistro del controllo abbiamo semplicemente size of int. E fin qua nulla di strano. Dall'altro lato invece abbiamo size of di qualcosa di molto strano. Analizziamo questo qualcosa di molto strano dentro la size of. Qua abbiamo una differenziazione di un puntatore che viene applicato al risultato di tutta questa espressione qua. Tutta questa espressione contiene un operatore ternario che ha come test sempre 1, quindi sempre vero. Dopo il punto interrogativo abbiamo questa espressione qua e nel caso in cui l'espressione è falsa viene eseguita questa altra espressione. Qualcuno potrebbe dire che quest'ultimo pezzo non verrà mai eseguito. In effetti è così, ma andiamo avanti. L'espressione che sta al centro effettua questa operazione, prende l'argomento e lo moltiplica per 0 e poi ne fa un cast a un puntatore a void. Adesso abbiamo tutti i pezzi per capire come funziona questa espressione. Ripeto, neanche io all'inizio ero riuscito a capire a fondo come funzionasse nel dettaglio, ma ce lo spiega il nostro caro vecchio amico Linus Torvalds. So Nvidia, fuck you. In questo post. Il link lo trovate in descrizione se volete approfondire. Adesso andiamo a capire come questa macro, che testa se il suo argomento è una costante o una variabile, funziona. Un dettaglio molto importante da tenere a mente per capire questa spiegazione è che tutto quello che vi sto per dire non accade, e ripeto, non accade a runtime, accade tutto durante la fase di compilazione, quindi a compilation time. Quindi sono tutti controlli che il compilatore fa. Quindi quello che accade, accade prima che noi effettivamente eseguiamo il programma. Questo dettaglio è fondamentale da capire. Siamo a compilation time. Size of è un operatore che si applica ai tipi. Se noi passiamo un tipo primitivo o composto tipo un struct, size of restituisce la dimensione di questo tipo, di questa struct, in byte.
Se passiamo un valore, costante o variabile, non ha importanza, va a vedere il suo tipo e restituisce sempre la dimensione in byte. Adesso dovete seguirmi con attenzione. Mettiamo caso, come questo qua, che il parametro di x sia una variabile. L'operatore ternario viene valutato con questa espressione, ma al compilatore non interessa questa espressione, perché siccome qua abbiamo 1, il compilatore dice che il tipo di tutto l'operatore ternario deve essere uguale al tipo di questa espressione, che in questo caso il tipo di questa espressione è semplicemente un puntatore a void. A noi interessano solamente i tipi. Poiché questa, alla fine, quando ne passiamo una variabile, tutta questa espressione viene valutata come puntatore a void, viene calcolato il tipo di deferenziazione di un puntatore a void. In teoria dovrebbe succedere un segmentation fault, ma ricordiamoci che non siamo a runtime, bensì a compilation time. Questo significa che al compilatore quello che a lui interessa è solamente valutare il tipo di deferenziazione di un puntatore di tipo void, non fare la vera deferenziazione. Il motivo per cui qui ci serve deferenziare il puntatore è presto detto. Un puntatore ha sempre dimensione di 8 byte, se stiamo utilizzando, ormai lo utilizziamo tutti, un processore a 64 bit, anche se è un puntatore a void. Ma la dimensione del suo contenuto, che viene ottenuto infatti deferenziandolo, varia. In particolare, deferenziare un puntatore void non avrebbe molto senso, perché è un tipo incompleto e sì, non sa come, che cosa fare, come trattarlo. Ma a compilation time a noi interessa sapere qual è la dimensione di un puntatore void star deferenziato. Prima di rispondere a questa domanda, ne facciamo un'altra. Quale sarebbe la dimensione di un puntatore a un intero? 8, come detto prima, sempre a processore 64 bit. Ma qual è la dimensione di un puntatore a int deferenziato? Cioè, qual è la dimensione del contenuto del puntatore? Cioè, dove il puntatore punta? 4 byte, in generale un intero di 4 byte. Quindi, fare il size of del puntatore deferenziato a void è come dire quanto è grande un tipo void alla fin fine. Ecco, questo dipende da compilatore a compilatore. GCC dice che la dimensione di un void è di un byte. E poiché abbiamo detto che la dimensione in byte di un qualunque tipo void è di un byte, tutta questa espressione viene valutata come un byte, 4 è diverso da 1 e quindi abbiamo 0, che è quello che ci aspettiamo. Se passiamo una costante, tutto cambia. Questo perché il compilatore riesce a fare i calcoli durante la fase di compilazione. Calcoli che non poteva farsi durante la fase di compilazione con una variabile. Quelle vanno fatte poi a runtime. Adesso mettiamo il caso che il parametro di ICP sia una costante. Io qua ho messo un 5, in realtà devo mettere const, molto quello che abbiamo detto prima non cambia. Ora, poiché il compilatore sa farsi i calcoli, se da una parte è vero che qua è 1 e viene valutata questa espressione, poiché sa che questo parametro è costante, che in questo caso è 5, il compilatore riesce a fare 5 per 0. 5 per 0, che risulta castato, puntatore void, tutta questa espressione viene valutata come un null pointer. Il compilatore deve determinare il tipo dell'operatore ternario. E se c'è null in una delle due parti, allora il tipo dell'operatore ternario viene valutato in base al tipo dell'altra espressione. Ma qui abbiamo 1, quindi questo viene valutato come vero. Certo, quello ragionamento che si fa runtime. Qua stiamo parlando che il compilatore deve determinare il tipo dell'operatore ternario. Quindi il tipo dell'operatore ternario, quando una delle due parti è un null pointer, viene calcolato durante il processo di compilation come il tipo dell'altra espressione. Tutta questa espressione viene calcolato come puntatore a int, che da referenziato viene semplicemente un int.
che quando la size of si trova differenziazione di un punto tra int, dice qual è la dimensione di un qualunque int? 4, quindi questo controllo sarà vero e restituirà 1 come ci aspettavamo qua. Ecco, queste erano le tre cose che io penso che voi non sapevate di sì. Spero che questo video vi sia piaciuto e se non ne avete avuto ancora abbastanza, recuperatevi questo video che parla di robe strane ma in C++. Date un'occhiata e fatemi sapere se anche quel video vi farà scoppiare il cervello. Grazie ancora una volta per essere stati qui con me anche oggi e noi ci vediamo alla prossima. Ciao Kilo!